Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Peggio che voi, godetevela voi, diciamo quasi deresponsabilizzandosi, e io però lo riporto e ho detto sì, vabbè, ma se qualcuno la vota vuol dire che c'è chi non l'ha votato che ha fatto sì che lei prendesse più voti eventualmente. Stiamo sempre ragionando sulle ipotesi, visto che ancora si deve votare. Ve l'avevo detto, e si dice anche a chi perde. Quelli che non l'hanno votata, che cosa si dovrebbero dire? Che rimproveri dovrebbero farsi? Forse della superficialità, forse dell'improvvisa passione che prendono come l'improvvisa passione per Renzi, per Salvini. E 5 Stelle, ti stai a dimenticare 5 Stelle? Invece che è stata... 5 Stelle sono 3 episodi che ho sempre visto non votare per loro. Tu non hai mai votato per nessuno di questi 3? Quando ci fu il primo ballottaggio io ho votato per Bersani, okay. Tra Renzi e Bersani. Quindi quando il PD ha preso il 40% con Renzi non hai votato PD, deduco? No, ho votato PD. Ah ecco, quindi a un'onda hai partecipato? Momento. Vabbè, in qualche modo hai partecipato, ma ormai è passato, è andato in prescrizione se ti sei pentito, ma va bene, al 40% hanno partecipato in tanti. Potevi pure aver votato Movimento 5 Stelle alle ultime elezioni? No. No, infatti, immaginavo. Quindi perché adesso è il momento dei Fratelli d'Italia? Di tutte le onde, questa è un'onda molto caratterizzata, molto identitaria, precisa. Di destra, dici? Sì, anche usando anche la parola fascista. Ecco. Lei dice, quando sono nata io il fascismo non c'era più. Però si dice cristiana. E quando è nata lei, Cristo era morto. Questa è un'ottima osservazione. Diciamo, non fa una piega, dialetticamente è ineccepibile. Ha tenuto la fiamma. La gente si dimentica spesso delle cose. Come dice Bersani, io vorrei, dice Bersani, che il 25 aprile la Meloni dicesse: io riconosco che il 25 aprile è una festa importante, la festa di tutti gli italiani, che la nostra Costituzione è nata dal 25 aprile, che è stata importante la lotta di liberazione che hanno fatto i partigiani, eccetera. Questo, dice Bersani, io penso che la Meloni non lo dica mai questo, queste cose. Non riuscirà mai a dirlo. Non riuscirà mai a dirlo. Non così dritto, almeno. Tra l'altro, non so se sai che anni fa, forse negli anni 80 o 90, mi ricordo. È arrivata una telefonata, pronto, sono Giorgio Meloni. Io non sapevo neanche chi fosse. A chi, a te? Sì, perché era la segretaria dei giovani di Alleanza Nazionale e voleva che io partecipassi a un incontro, credo a Atreio. A Atreio. Io cortesemente rifiutai, ovviamente. Però quando poi dopo, qualche anno fa, ho fatto la goliardata di cantare Bella Ciao, cambiando leggermente le parole. Ah sì, ricordo. Mi ha infamato. Che dicevi in Bella Ciao? Qual era il passaggio contestato? Ci sono Salvini con Berlusconi, Bella Ciao, Bella Ciao, e con i fasci, con Meloni che vorrebbero ritornare. Noi faremo la resistenza, ma se c'è i partigiani, eccetera, eccetera. Pensava che mi riferissi a Piazzale Loreto, ma io non mi riferivo assolutamente a Piazzale Loreto. Io pensavo a Berlusconi, a delle feste eleganti, a Salvini, a farsi dei mojito, al papete, a Meloni, a spezzare le reni alla Grecia. Pensavo assolutamente a spezzare la rete. Invece mi ha infamato. Dopo questa cosa vi siete chiariti ultimamente, no? Non ti ha più invitato? No. No. Tu sai già per chi votare? Sì. Sì, no. Sì, senza adesso fare la dichiarazione di voto, che tanto dovrei pure tagliarla. Io voto di sinistra. Non ti sembra che la sinistra negli